Per Forza Italia è stata una vera e propria provocazione la scelta del professore Schittulli di accettare la proposta come candidato presidente della regione per conto di Nuovo Centrodestra e Fratelli d'Italia, oltre a disattendere l'impegno che l'oncologo aveva assunto durante il suo incontro con il presidente Berlusconi. Io penso che il perno della coalizione centrodestra indubbiamente è Forza Italia. Poi se loro si sentono così forti, io so che l'impegno del presidente Schittulli era quello preso col Presidente di non accelerare i tempi, ma fare in modo che la cosa fosse definita nelle sedi istituzionali. Nel confronto telefonico tra i due coordinatori regionali di Forza Italia e Nuovo Centrodestra, senatori Amoruso e Cassano, quest'ultimo rilancia e risponde all'Azzurro. Noi abbiamo chiesto a Schittulli di candidarsi a prescindere dalla decisione di Forza Italia. Questa richiesta per Amoruso è frutto forse di una strategia ben precisa per avvantaggiare Emiliano. Non è corretto addebitare Schittulli a Forza Italia, ma per Cassano non è così. Il candidato Schittulli era il candidato di Fitto per Forza Italia fino a qualche mese fa. E noi abbiamo detto va bene, appoggiamo Forza Italia. Non ha mai dato un candidato. Proprio perché era candidato alla regione per conto di Forza Italia. E oggi ci troviamo in questa situazione, che certamente non è una bella situazione, ma non ha mai espresso un suo candidato di riferimento. Non penso che sia corretto da parte di nessuno dire o se vuoi mangiare questa minestra o ti butti dalla finestra. A questo punto, tra l'altro, nei confronti di una formazione che fino agli ultimi dati mi pare che da sola rappresenta anche la sommatoria di tutte le cosiddette presunte liste che erano presenti ieri a quel tavolo, che mi sembrava più un tavolo della del comune di Bari che non quello della regione Puglia. Se Amoruso addebita questa incertezza sul nome alla non celebrazione delle primarie, per Cassano è certo che... Lo dico al mio amico Francesco, che il 15 novembre si dovevano tenere le primarie che Forza Italia aveva organizzato e non le hanno volute fare più. Che diciamo il candidato era, diciamo, che i candidati alle primarie non esistevano tranne Nino Marmo, diciamo, per la persona, e quindi non c'erano candidati per le primarie, almeno da quello che sappiamo noi era solo Nino Marmo il candidato e Francesco Schittulli che non voleva nemmeno partecipare alle primarie. Punto secondo, queste primarie non si sono tenute più, dopodiché non si volevano fare più le primarie, siccome diciamo credo che Fitto ha degli interessi diversi rispetto alla regione Puglia e vuole, diciamo... Ma il senatore Cassano non è che può parlare di Forza Italia parlando di quello che vuole Fitto. Deve parlare di quello che vuole Forza Italia. Poi c'è sempre il diritto di dire. Fitto è il leader regionale. Per il comune di Bari non si sono fatte più le primarie. Non è che possiamo scaricare le colpe. E dopo qualche mese invece ha cambiato idea perché la sua battaglia nazionale... Ad ogni buon conto, il Nuovo Centrodestra è certo che Schittulli non farà un passo indietro per attendere le decisioni di Forza Italia che, infastidita dalla scelta, ironicamente pone un interrogativo. Noi abbiamo chiesto a Schittulli di candidarsi a prescindere dalla volontà di Forza Italia. Se Forza Italia vuole aderire a questo progetto, noi riteniamo che sia una coalizione vincente. Se Schittulli non fa un passo indietro... Ah, è Forza Italia che deve decidere cosa fa. Io penso che Forza Italia, che è una delle forze rappresentative del centrodestra, debba poter anche esprimere delle sue valutazioni ed eventualmente un suo candidato. Sulle posizioni che sono state dichiarate ieri da Schittulli e dalla cosiddetta coalizione che lo sostiene, io ho già informato la segreteria di Roma, ho venerdì predisposto già un incontro con il gruppo regionale, vedremo quali saranno le riflessioni che faremo ed eventualmente faremo una nostra valutazione e assumeremo una nostra posizione. Per Forza Italia la coalizione che ieri ha proposto l'oncologo barese può farlo, ma non può però pensare che sia stato un buon metodo e potrebbe essere un gioco strumentale di qualcuno che da destra, vedesi ferrarese, strizza l'occhio al PD. Può proporre legittimamente un candidato, non può dire o è questo o non si fa la coalizione. Questi sono i modi con cui si distruggono le coalizioni. E guarda caso l'ispiratore di questo, da quello che mi dicono loro, è stato qualcuno che nell'NCD in modo particolare e dal Salento in particolare non gradisce la presenza di Forza Italia. Per cui lei fa riferimento a Ferrarese? Certo.